Nell'attesa che il mondo scientifico scopra in modo inconfutabile il come gli antichi egizi abbiano trasportato i pesanti blocchi per la costruzione dell'immancabile monumento al proprio o collettivo ego, ho applicato la tecnica del reverse engineering per creare un attrezzo che mi permetta di trasportare agilmente anche sulle scale ingombranti e pesanti carichi di vario genere come elettrodomestici, mobili, casse, bidoni, cadaveri, eccetera. Il tutto al minor costo possibile, dopo aver valutato e scartato le seguenti opzioni alternative. Andare in uno degli abbondanti bar dello sport e derivati qui nel Basso Molise, nel sud-est Italia, per persuadere con l'ausilio di alcune casse di birra Peroni lo sfaccendato di turno, ma affidarmi ad un costoso ubriaco non mi sembra opportuno. Chiedere ad una mastodontica meretrice nigeriana se oltre ai canonici servizi offrisse anche quello di facchinaggio, ma nel mente della contrattazione, un pensionato felice di poter godere dei sacrifici di una vita ha fatto saltare la trattativa. Fare un investimento a lungo termine generando della prole sulla quale poter sgravare parte della fatica, ma attendere che superasse almeno il 1,50 m avrebbe richiesto decenni. Immersa in questi discutibili pensieri, durante il solito rifornimento di derrate alimentari, districandomi tra improbabili personaggi verosimilmente usciti dai casting di Real Time, l'occhio mi è caduto su un carrello portatutto richiudibile della Parkside, che mi è sembrato idoneo al progetto di ingegneria inversa che avevo in mente. In commercio ci sono carrelli saliscale di vari tipi. Carrelli saliscale a tre ruote elettrici o manuali, carrelli cingolati elettrici, carrelli a slitta. Quindi analizzati le funzioni, l'aspetto progettuale, geometrico e di materiali, ho dedotto che il carrello pieghevole acquistato potesse diventare con una semplice modifica anche un carrello saliscale a slitta. Prima di procedere alla modifica monto il carrello e faccio delle prove in configurazione standard di fabbrica. L'operazione di montaggio consiste sostanzialmente nel collegare le ruote tramite i distanziali e le rondelle di fermi in dotazione. Inserisco il distanziale sull'asse. Inserisco la rondella sull'asse. Inserisco la ruota sull'asse. Inserisco un'altra rondella sull'asse. Inserisco il fermo sull'asse che bloccherà il tutto semplicemente piegando le estremità. Il carrello sembra essere stato montato correttamente. Per bloccare la pala pieghevole bisogna azionare l'apposito fermo. Come da scontrino la pala è costata 24,99 €. Ecco un possibile utilizzo standard del carrello. Provo a trasportare con il carrello 5 casse d'acqua per un totale di circa 60 kg. Provo a trasportare due bidoni di combustibile liquido da circa 18 litri l'uno. Provo a movimentare con il carrello un vecchio frigorifero da circa 40 kg dopo averlo fissato con una corda elastica con ganci. Essendo il carrello pieghevole, leggero e compatto, può essere, volendo, tenuto anche nel bagagliaio dell'automobile.
Aggiungo la slitta saliscale autocostruita in legno al carrello. È importante scegliere un legno leggero ma resistente. Dopo aver sagomato la slitta con un seghetto elettrico, pratico dei fori alla base che permetteranno un solido ancoraggio con l'asse del carrello. Inserisco la slitta sull'asse del carrello. Fisso la struttura del carrello con delle viti. Posizioni distanziali sull'asse del carrello attraverso i fori praticati sulla slitta. Metto le rondelle sull'asse del carrello. Inserisco le ruote sull'asse. Metto le altre due rondelle sull'asse. Inserisco e blocco i fermi sull'asse piegando le estremità. Ecco come si presenta il carrello con l'aggiunta della slitta saliscale fai da te. Provo il carrello modificato trasportando su una scalinata una preistorica macchina da cucire a pedale con mobiletto di circa 30 kg, compresi ragno, ragnatele e prede. Effettivamente la slitta riesce ad accompagnare le ruote al gradino successivo con il minimo sforzo. Pur essendo il carrello dichiarato idoneo per carichi fino a 100 kg, ma non essendo stato progettato come saliscale, direi di rimanere su carichi di circa 50 kg, ma declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose, essendo il video a puro scopo di intrattenimento. Grazie per aver visto il video fin qui. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!